Ragazzi, ragazzi, chi è che si deve sposare di voi? Eccolo qua! Ce l'abbiamo, come ti chiami? Non si ricorda. Ossido? Andrea. Piero Andrea. Aspetta, uno scoop. Leonardo? Valera. Eccolo qua, crisi di identità pazzesche, però è lui. Di fluoro. Niente fluoro, qui andiamo via di bianca e via. Ah, bianco, beve il bianco tantissimo. Bravissimo, questo è appassionato dei bianchini, perfetto. Però torniamo al nostro sposo modello, guardatelo qua. Tutti si stanno chiedendo come ti pettinerai al matrimonio. Ricciolino. Metto la parrucca. E per l'occasione permetti la parrucca? Sì. Qua. Tutto ricciolo. Tutto ok, ricciolo. E per l'occasione ci canterai la canzone che a te piace tanto, che è Madonnina dai riccioli d'oro. Mi fai un pezzettino? Madonnina dai riccioli d'oro. No, mutandine ricamate di seta nera, per andare a passeggiare la sera, per la un errore di gioventù? Di gioventù? Attenzione, un errore di gioventù, questo ragazzo ha messo incinta la sua ragazza e la deve sposare. 65 anni. La tua ragazza ha 65 anni? Rosa. E si chiama la Gina. Questo veramente, con tutte le volte che ti ha mandato a fare la spesa, e tu cosa le dici alla Gina quando litighi? Mole anche righe. Giusto, per non tirare l'acqua al suo mulino, proprio dice mollami. No, gli dico vivo per te. Attenzione, sì, ditemi ragazzi, come si chiama la Gina di cognome? Va. Ah, Gina Va, ok, è straniera questa, così. Ah sì, ok, perfetto, si vede che è innamorato, questo ragazzo, sì. fammi la faccia dell'amore. Attenzione, c'ha delle crisi epilettiche, ragazzo, epilettico, Ecco qua, dai, manda una dedica, manda un saluto in camera. Saluto la Gina. Ok, ciao ragazzi. Ciao Gina. Perfetto, si vede l'immagine.